Non mi sento a mio agio a parlare di patriottismo. Perché? Il patriottismo è tante cose diverse. Sono i fuochi d'artificio del 1º d'agosto. Il patriottismo è pensare alle future generazioni. Il patriottismo è l'ultimo rifugio delle canaglie. Questa è una citazione, Samuel Johnson. Ma queste cose sai, Wikipedia. È la passione per lo Yodel, la lotta svizzera e il corno delle Alpi. È conoscere il nome dei 7 consiglieri federali. Amare il proprio paese senza odiare gli altri. È la bandiera che sventola. Fare bene dei cittadini e non quello di un partito. Preoccuparsi dei deboli. La decrescita è patriottica. Eh? Ok, non siete pronti. Il patriottismo è discutere. E non riguarda solo le partite di calcio. È il senso di appartenenza. È rispettare la Costituzione federale. Io sono cittadino del mondo. Ma il mondo è d'accordo. Non trattare gli stranieri come ratti. Il patriottismo è la palestra. No, il patriottismo è la mela. Sì, ma le mele di casa nostra, non quelle della Nuova Zelanda. Patriottismo è fare sempre il tiro obbligatorio. Sapere chi sei e stare bene con gli altri. Sentirsi a casa. Il patriottismo è generoso. Il patriottismo non esclude. È non inquinare. È uscire dal nucleare. È difendere il clima. Il patriottismo è di tutti i colori. È saper criticare la patria. Il patriottismo è diversità. È costruire la democrazia. Il patriottismo è andare a votare. È sostenere i giovani. È non lasciar morire i fiumi. I centri commerciali? Non sono patriottici. Separare i rifiuti. Mangiare locale. Non lasciare che siano gli altri a dirti cos'è il patriottismo. Il patriottismo sei tu. Il patriottismo siamo noi. Il patriottismo sono gli altri. E saperci andare d'accordo. E rispettarli.